Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Cioffi. Siamo qui sulla terrazza della residenza Paolo VI. Iniziamo dall'Angelus e dalle parole di Papa Francesco, che ha esortato i fedeli a guardare dentro la croce. Il pontefice ha sottolineato che il crocifisso non è un oggetto ornamentale, ricordando anche che compiere con gioia opere di carità verso quanti soffrono nel corpo e nello spirito è il modo più autentico di vivere il Vangelo. È il fondamento necessario, ha aggiunto il Papa, perché le nostre comunità crescano nella fraternità e nell'accoglienza reciproca. Un estratto delle parole del Santo Padre. Il Vangelo di oggi ci invita a volgere il nostro sguardo al crocifisso, che non è un oggetto ornamentale o un accessorio di abbigliamento, a volte abusato, ma è un segno religioso da contemplare e comprendere. Nell'immagine di Gesù crocifisso si svela il mistero della morte del Figlio come supremo atto di amore, fonte di vita e di salvezza per l'umanità di tutti i tempi. Ieri mattina è iniziata la riunione presinodale qui a Roma. Il Papa ha aperto la prima sessione con il suo discorso ed in seguito ha risposto ad alcune domande dei giovani presenti. Un passaggio delle parole del Pontefice. I giovani vanno presi sul serio. Mi sembra che siamo concordati da una cultura che, se da una parte idolatra la giovinezza, cercando di non farla passare mai, dall'altra esclude tanti giovani dell'essere protagonisti. È la filosofia del trucco, no? Le persone crescono e cercano di truccarsi per sembrare più giovani, ma ai giovani non li lascia crescere. Questo è molto comune, Perché? Perché non si lascia interpellare. Voi create una cultura nuova, ma state attenti, questa cultura non può essere sradicata. Un passo avanti, ma guarda le radici, Ma non torni alle radici perché finirai sotterrato. Ma un passo avanti, ma sempre con le radici, no? E le radici, e questo perdonatemi, ma lo porto nel cuore. Le radici sono i vecchi, sono i bravi vecchi. Le radici sono i nonni, le radici sono quelli che hanno vissuto la vita e che questa cultura dello scarto li scarta, non servono. Sempre ieri si è celebrata la solennità di San Giuseppe, giornata che ha coinciso anche con l'inizio del pontificato di Papa Francesco nel 2013. In questo servizio la devozione del Santo Padre per la figura di San Giuseppe. Vediamo. Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio. E lui, cari amici, vediamo come si risponde alla vocazione di Dio. Con disponibilità, con prontezza. Yo quiero mucho a San José. En mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito, lo pongo debajo de San José. Che ai giovani dia, perché lui era giovane, dia la capacità di sognare. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a giovedì. Tutti i venerdì alle 4.30 è il momento di Pagine Vaticane, servizi, interviste ed esclusive per ripercorrere la settimana del Papa e non perdere proprio nulla di tutto quello che è accaduto intorno a Piazza San Pietro.